45esima conferenza nazionale animatori del rinnovamento nello spirito per uscire dalla crisi da Covid-19. Carissimi, sì, per uscire dalla crisi da Covid-19 bisogna fare qualcosa con convinzione e insieme. Il Santo Padre, Papa Francesco, ha indirizzato ai cattolici italiani riuniti a Taranto per la Settimana Sociale dei Cattolici un messaggio assai preciso, dicendo in che modo noi possiamo comunitariamente rispondere alla crisi da Covid-19. Leggo. Incontrandoci, vedendoci in volto, sorridendo, progettando, pregando e sognando insieme. Quanti verbi! Ognuno di questi ci riconduce allo Spirito Santo e ognuno di questi indica il cammino che ci sta dinanzi. La 45esima Conferenza Nazionale Animatori è un grande dono per il nostro movimento, per la Chiesa in Italia, nello spirito sinodale che Papa Francesco ha indicato. Siamo già in sinodo e la nostra conferenza è una risposta, un esaudimento. 133 luoghi diocesani in Italia e in Svizzera e soprattutto un luogo fontale, centrale, Fiuggi, dove vivere questo speciale evento. Con un gesto iniziale solenne che racconta l'indizione di un anno giubilare per il rinnovamento nello spirito, giunto al 50° anno di storia. Ho qui con me, sono qui per questo, il programma della nostra conferenza nazionale animatori, con un logo e uno speciale logo legato al nostro giubileo. Sono qui per darvene notizia, con la gioia di introdurre un evento che troverà proprio nella Basilica di Santa Maria Maggiore, venerdì 26 novembre, il primo esito, il primo gesto solenne della nostra conferenza. Ad accoglierci sarà il cardinale Stanislav Rilko, arciprete della Basilica, padre amico del rinnovamento, già all'indomani dell'approvazione del nostro statuto, che sotto il pontificato di San Giovanni Paolo II ha accompagnato la maturità ecclesiale del nostro movimento. 400 delegati provenienti dalle 200 diocesi d'Italia vivranno questo speciale momento che sancirà un anno ricco di grazie, un anno giubilare, l'anno 2022, che è il rinnovamento nello spirito. Vivrà ricordando le origini del rinnovamento in Italia e il cammino che lo Spirito ci ha fatto svolgere in questi anni. Da sabato 27 ci si trasferisce a Fiuggi e in 133 luoghi diocesani ha avvio la nostra conferenza nazionale animatori. La prima conferenza, la conferenza fondamentale, la relazione che dà l'avvio alla nostra assise sarà tenuta dal cardinale Petrocchi, l'arcivescovo metropolita di L'Aquila, che si unisce a noi e ci dona il senso del tema che abbiamo voluto porre a fondamento della nostra conferenza nazionale animatori. Lo ricordiamo ancora una volta, vengono giorni, dice il Signore, in cui io concluderò un'alleanza nuova. È la lettera agli Ebrei al capitolo 8 che riprende l'antica profezia di Geremia al capitolo 31. Bene, con l'avvento del cristianesimo, con la Pentecoste, San Paolo ci dice che questa alleanza è in atto e vigente nei cuori e si riconduce al dono dello Spirito, all'effusione dello Spirito. Dunque non inchiostro o tavole di pietra, ma l'inchiostro indelebile dello Spirito Santo, il sangue di Gesù, eterna alleanza, sempre nuova, perché rinnovata dallo Spirito. E dunque questo tema così pregnante della nostra vita nuova, della vita dei credenti, dei cristiani, dei carismatici, starà a fondamento della prima relazione dettata dal cardinale Petrocchi.
E poi, in un singolare alternarsi di evento nazionale a Fiuggi e di conferenza diffusa nelle nostre diocesi, il programma prevede un'alternanza di momenti. Vi rinvio a questo programma perché possiate evidenziarlo in tutte le sue dinamiche. Ci saranno testimonianze che giungeranno dalle diocesi, quindi il collegamento in diretta avverrà da alcune diocesi d'Italia e ascolteremo i nostri fratelli, le nostre sorelle che ci testimonieranno la vittoria dell'amore nel tempo del Covid e il bisogno, non dimenticate le parole di Papa Francesco, di ricominciare il cammino, di ridare vita, forza, slancio ai nostri cenacoli, gruppi e comunità. Carissimi, la Chiesa ha bisogno del rinnovamento, il mondo ha bisogno del rinnovamento, ma dobbiamo intanto dare ai fratelli e alle sorelle che camminano con noi i nostri cenacoli, gruppi e comunità, che a causa della pandemia sono rimasti chiusi, ma chiuso non può essere il nostro cuore, chiuso non deve essere il cuore del rinnovamento se parliamo di un'alleanza che si stipula e si rinnova nei nostri cuori. Nella giornata di venerdì abbiamo dunque questa apertura che ci ricorda il segno del Giubileo e tutto il programma di sessione in sessione ci permetterà di entrare dentro le dinamiche di questa alleanza che vogliamo rinnovare. Così che un altro segno e un'esperienza spirituale che vivremo insieme sarà quella dei due bastoni di cui ci parla il profeta Zaccaria, con due parole chiave che gli animatori responsabili del rinnovamento devono tenere in auge. Sarà Rosario Sollazzo a guidare questa esperienza spirituale. Il pomeriggio di sabato, dopo la preghiera comunitaria carismatica, avremo una conferenza, una relazione che ci permetterà di attualizzare le grandi profezie e tutto il cammino che, grazie ai pontefici, il rinnovamento ha fatto in questi anni. Marcella Reni e Carmela Romano, membri del Comitato Nazionale di Servizio, ricorderanno, alla luce delle parole di San Paolo che ci parla di una speranza che fa i conti con una sola vocazione, quali sono le quattro grandi direttrici nelle quali sono maturate le esperienze, gli incontri, le tante attività del rinnovamento nello spirito. La nostra vocazione carismatica, comunitaria, ecclesiale e missionaria. E intorno a queste quattro parole chiavi saranno costruiti i simposi che si svolgeranno nelle diocesi. Dunque, dopo questo momento di presentazione e l'avvio con questa relazione, il lavoro proseguirà su alcune tracce già predisposte nelle diocesi, dove i fratelli e le sorelle potranno interrogarsi e fare discernimento intorno a questa quadruplice vocazione del rinnovamento nello spirito. E poi la giornata si concluderà con la celebrazione eucaristica che sarà officiata proprio nelle diocesi. Domenica, la seconda giornata di conferenza, al mattino apriremo con un roveto ardente. Abbiamo ricordato che l'alleanza è stipulata nei cuori, ma bisogna che questi cuori siano visitati dalla grazia. Dunque un roveto ardente di guarigione, di liberazione dei cuori per poter riscrivere, rinnovare questa alleanza d'amore con il Signore. Non lo dimentichiamo, è un patto con Dio ed è un patto tra noi. Il tema di questo roveto ardente per lo appunto lo ricorda. E poi, come siamo soliti fare nelle nostre conferenze nazionali animatori, dopo questo gesto profetico di intimità con il Signore, potremo realmente sottoscrivere il nostro patto d'amore che sarà giubilare e dunque accompagnato da questa grande gioia. Ogni anno santo, ogni cinquantesimo, ogni giubileo deve essere caratterizzato anche da segni concreti di carità giubilare, dunque di restituzione di dignità agli ultimi, di provvidenza, di amicizia che si fa sviluppo anche sul piano comunitario, sociale, e dunque servono risorse che derivano proprio dalla generosità fraterna, comunitaria, da investire per onorare lo spirito giubilare. E dopo che questo sarà avvenuto e sarà Don Michele Leone, consigliere spirituale nazionale, a produrre questo momento, questo tempo di grazia, e dopo che nelle diocesi avremo vissuto la stipula di questo patto d'amore, avremo una relazione che ci permetterà
di godere del cammino di questi anni. E dunque, come la corrente di grazia si è fatta movimento ecclesiale sin dal suo sorgere alla Gregoriana 50 anni fa, per proseguire poi sino ad oggi nello spirito di Papa Francesco in questo cammino che vede la diocesanità, la sinodalità così fortemente messe in auge e già segnalate nello statuto del rinnovamento nello spirito come un elemento di maturità ecclesiale. A porgere questa relazione che ci ricorda che questo è un anno santo, è un anno giubilare, saranno Don Dario Vitali e Mario Landi, coordinatore nazionale del rinnovamento nello spirito. Di Don Dario vorrei dire che è stato coordinatore regionale del rinnovamento del Lazio 30 anni fa e adesso è professore di teologia alla Università Pontificia Gregoriana e dunque a due voci, Don Dario e Mario, ci permetteranno di cogliere il cammino del rinnovamento in questi 50 anni. Un segno di festa poi concluderà questa sessione mattutina. L'ultima sessione di domenica 28 novembre troverà, dopo un tempo di preghiera comunitaria, le comunicazioni che ci saranno date dal nostro direttore Amabile Guzzo sulla vita del movimento, soprattutto sul calendario giubilare, sulle iniziative di speciale importanza che vedranno il rinnovamento coinvolto nel 2022. A seguire ci sarà poi la relazione conclusiva con il mandato che sarò io stesso a dettare su una parola che mi sta particolarmente a cuore, presa dalla lettera di San Paolo ai Filippesi. Paolo dice: sì, noi dobbiamo celebrare il nostro culto, mossi dallo Spirito di Dio, vantandoci soltanto di Gesù Cristo e non facendo affidamento sulla nostra carne. Sì, abbiamo parlato di un'alleanza che non è scritta con una lettera, dunque non fa i conti con la legge umana, ma fa i conti con la legge dello Spirito. E al contempo San Paolo ci ricorda che non è possibile una vita nuova, una vita miracolosa, una vita carismatica se confidiamo sulla nostra carne. La carne ci scoraggia, la carne ci rallenta, la carne ci giudica, la carne ci isola, la carne ci fa sentire falliti, sconfitti. La grazia fa vincere la fede, fa vincere l'amore, fa vincere la speranza che organizza e costruisce. Dunque sì, offriamo il nostro culto mossi dallo Spirito di Dio, ma costruiamo la storia con il dinamismo dello Spirito Santo. E dunque, al termine di questa relazione, un segno finale di festa è la Santa Messa che sarà officiata nelle 133 diocesi. Preghiera, testimonianze, segni profetici, quanta ricchezza in questo programma che oggi vi consegniamo e che deve essere soprattutto oggetto della nostra preghiera. Il mese di novembre segnerà il ritorno di una iniziativa che sta tanto a cuore ai fratelli e alle sorelle del rinnovamento, così che tutti diventiamo intercessori. Il progetto H24 Muro di Fuoco. I lunedì e i martedì delle quattro settimane di novembre che precedono la nostra conferenza saranno dedicati a questa adorazione incessante, giorno e notte. E dunque alcuni gruppi e comunità in rappresentanza delle diverse diocesi che partecipano alla conferenza offriranno per noi, ecco, questo tempo di intercessione e di lode adorando il Signore, per sostenere tutti coloro che stanno lavorando per preparare la conferenza. Pensate, 1.064 delegati diocesani in rappresentanza delle 8 aree organizzative della nostra conferenza. E poi tutti i coordinatori diocesani, i coordinatori regionali, i nostri ministeri, servizi. Che meraviglia, che mobilitazione, che passione. Tutto questo lo abbiamo detto in premessa perché vogliamo vincere creativamente i morsi, le fatiche, le difficoltà che il Covid ha prodotto. E dunque questa conferenza che segna il ritorno in presenza dei cenacoli, gruppi e comunità deve anche fortemente segnare il rilancio della nostra vita associativa, così che saranno rappresentati insieme ai programmi anche le nostre novità editoriali, le nostre missioni che torneranno a potersi realizzare, i ministeri, le scuole, insomma tutto il bene che lo Spirito ci consegna per questo anno giubilare 2022.
Rimaniamo allora uniti nella preghiera e soprattutto favoriamo la massima partecipazione. Tutti gli effusionati possono partecipare, tutti gli animatori, anche quelli che iniziano insieme agli anziani, sono convocati. Attendiamo 1000 fratelli in rappresentanza di tutte le diocesi a Fiuggi e in special modo per il primo gesto giubilare nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dove potranno accedere soltanto in 400 animatori. 1000 a Fiuggi e in tantissimi, tantissimi nelle 133 diocesi dove la nostra conferenza si svolgerà. E dunque, mettiamoci al lavoro se siamo fermi, continuiamo a lavorare se il Signore ci ha già chiamati in questa vigna, in questo grande cantiere, come lo abbiamo definito. La conferenza sta per arrivare, lo Spirito si muove e ci attende. Tutti siamo attesi. Allora Dio benedica tanto lavoro, tanta grazia che si prepara. Rimaniamo spiritualmente uniti e sarà ancora una volta Conferenza Nazionale Animatori.